Dovrò decidermi a cambiare questo cavalletto che è un po' storto. E quindi le inquadrature vengono storte perché il cavalletto è storto. Ora che ho la videocamera nuova, è giusto avere un cavalletto dritto o comunque lo porterò a riparare. Anche se avere dei difetti è proprio una caratteristica di ogni autore, no? E vivere dei propri difetti. La mia pigrizia, il mio fatto di non avere voglia nemmeno di spostarmi, di andare a cambiare il cavalletto, di migliorarlo, di restaurarlo, questo fa le inquadrature storte e mi dà uno stile. Quindi, comunque, il difetto è importante per un autore. Un autore è importante valorizzare e vivere sui propri difetti. Allora, questo video lo faccio perché una persona, una donna che mi segue su Facebook, si chiama Viviana, che vive in Friuli, Viviana Magrini, mi ha detto: Ricky, fai qualcosa per me, pubblica anche una cazzata, scrivi una cosa, qualsiasi cosa. Fallo per me perché mi sento giù, mi sento avvilita, sento l'età che avanza, sento di non aver concluso molto nella mia vita, per me, ma anche per gli altri. Ho delle malattie non psicosomatiche, adesso non so io, non è entrata poi nello specifico. E quindi mi fa: dato che tu hai sensibilità da vendere, sì, ne ho da vendere, ma nessuno la compra. Quindi questo video te lo faccio pagare, mi dovrai dare 150 euro. Se ti tirerà su di morale. No, scherzo, figurati, io non mi faccio pagare. No. Non sono così, no, per ora ancora no. È tutto gratis, Viviana, no, non preoccuparti, riprenditi dallo shock. E quindi cercherò di tirarla su di morale. Sì, tirarla su di morale. Sì, certo. Viviana, guarda, ti dico subito che la vita per me è veramente un'esperienza unica. E questa è una banalità. Quindi tutto quello che ci capita è fenomenale, se ci pensi, ma veramente fenomenale. Io, per esempio, ho un mal di schiena da una settimana, atroce qui in basso. Metto l'arnica, prendo l'Oki, non mi passa. C'ho questo mal di schiena maledetto. Ma mi ci sono affezionato. Ricky vede il medico, fatti controllare. Mi affeziono. Mi affeziono non solo ai miei difetti, mi affeziono anche ai miei mali. Quasi quasi mi tiene compagnia, Mimi. Tutto ci tiene compagnia. Questa è la prima cosa, tutto ci tiene compagnia. Non siamo mai soli. Anche un dolore può farci compagnia. Anche una malattia può farci compagnia. Queste stronze di malattie, quanto è bello invece essere tranquilli. Però la malattia ha un suo senso anche, no? Perché ti va, come dire, a focalizzare, a illuminare con una torcia o un occhio di bue. Per usare un'espressione più teatrale, va a illuminare una parte del nostro corpo e della nostra coscienza, e anche questa malattia ci fa sentire vivi. Cioè, il nostro corpo diventa un po' un palcoscenico, un teatro dove agiscono degli anticorpi, dei virus, dei dolori, delle proliferazioni strane, insomma. È tutto teatro, è tutto teatro. Teatro della crudeltà, dell'angoscia, dell'assurdo. C'è sempre un sipario che si alza e poi un sipario che cala. Però
per sempre sulle nostre vite, i nostri dolori, le nostre emozioni. Tu pensa, la morte a me non fa paura se penso a cose grandiose, tipo al cielo, all'amore, all'eternità, alle stelle. Mi fa paura se penso alle crocchette, cioè alle cose piccole. Cioè, perdere la possibilità di mangiarmi una crocchetta di patate buone, come quella che faceva la mia bisnonna Giuseppina. Ciao, bisnonna Giuseppina. Da quanto tempo non ti vedo, perché sei morta da tanto tempo. Mi ricordo quella notte temporalesca che dormivamo assieme al mare. Io ti chiesi, ma bisnonna, anche se ti chiamavo nonna, ma nonna, nonna Giuseppina, Peppina, ma è vero che si muore? E tu mi dicesti sì. È certo che si muore, Riccardo. E io, ma porca puttana, ma che è sta cosa che si muore? Dovrò chiedere conto alla mamma. Comunque, Viviana, Vivianuccia, io sono un essere vivo ancora. Stasera mangerò un panino che mi sono fatto fare al bar, prosciutto, salsa cocktail. No, prosciutto, maionese, pomodoro, mozzarella. E sono contento, bisogna accontentarsi anche delle piccole cose, no? Quindi, no, era questo per dirti che se vuoi conoscermi puoi venire pure a Milano, pure quando io passerò a Cividale vivi, mi sembra, del Friuli. Magari vengo e tu mi cucini qualcosa per te, perché vedo che tu sei un'appassionata di cucina, ho visto sulla tua pagina Facebook. E mangiamo assieme. A me piace tanto mangiare insieme alle persone, è così bello nutrirsi vicendevolmente di parole, discorsi, pensieri, emozioni, nutrirsi e di cibo anche, cibo nel piatto proprio. Non facciamo altro, siamo qua per questo. Ti fai troppe domande, pensi troppo. Secondo me, adesso ti devo dare la soluzione per essere felice, o il segreto. Cosa posso dirti? Porca puttana, per farti diventare felice da oggi, da questo momento, dopo questo video, farti sentire felice, che tutto ha un senso, cosa posso dirti? Cosa posso dirti? Porca puttana, non mi viene in mente nulla, ma porca, devi essere felice, devi esserlo. Io adesso ti dico qualcosa che ti renderà felice, porca vacca. Fammelo venire in mente, dammi tempo però, non avere fretta, non farmi arrabbiare. Ok che sono un genio, lo so, lo sanno tutti che sono un genio, però un attimo, scusa. E se non mi venisse nulla da dirti, comunque devi apprezzare che ho fatto questo video. Cioè, aspetta, cosa cazzo? C'è chi abbraccia gli alberi, c'è chi annusa le cortecce degli alberi. No, ma non è questo. Porca vacca, non è questo, non è questo. C'è chi si compra dei vestiti colorati, ma non è nemmeno questo. Non ti posso dire vai a comprarti un vestito colorato, no. C'è chi fa i maglioni, ma no, no, quello è un passare il tempo, no, no. L'amore, ecco, l'amore, 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 ma l'amore può essere l'amore per qualsiasi cosa, no? Mica solo per un uomo. Ami? Sei innamorata di un uomo in questo momento? Non lo so. Ti manca l'amore? Ti manca un uomo che ti strozzi d'amore? Non so. La musica. Oh, la musica. Ecco, Viviana, la musica. Io quando sono. Che capita anche a me, capita anche ai geni di essere depressi, tristi, confusi,
tristi, appunto. La musica. La musica. Oh, porca puttana, Viviana, la musica è pazzesca. La musica è ti. La musica. La musica è ti, veramente, la musica. Viviana, la musica. La musica di tutto, però, non solo la musica, musica, la musica dei respiri, dei nostri respiri. Che non deve essere per forza una cosa trallallero, trallallà. La musica anche può essere un'angoscia purissima e cristallina, però, pura, trasparente. La musica. La musica. Viviana, la musica, porca puttana, devi essere musicale in tutto quello che fai. E se ti capiterà di morire come a tutti gli esseri umani, il più lontano possibile, ovviamente, Viviana, fai le corna. A proposito, tu hai mai fatto le corna a un uomo? Musicali però, tutto deve essere musicale. Quindi morire anche in modo musicale, soffrire in modo musicale, che ci sia la musica prima di questo silenzio eterno. Che ci sia la musica, Viviana, la musica. Non ti sto dicendo cose stravolgenti o travolgenti, me ne rendo conto, ma la musica. Viviana, Viviana, ascolta. Oh, mica ti sei addormentata. Viviana, sei addormentata? Vivi? La musica, ecco, l'hai capito il concetto. Okay, la musica, Viviana, la musica. Ecco. Spero di esserti stato d'aiuto, cara Viviana. Io adesso non so più che cazzo dirti, il mio l'ho fatto, la Chisciotte l'ha fatto, ha risposto a una richiesta d'aiuto, la Chisciotte lo fa sempre, sembra, Viviana, la fa sempre, e quando, ecco anche fare gli scemi, aiuta, aiuta, Viviana tu sei troppo intelligente, fai più la scema, scemità è musica, scemità non esiste forse, l'ho inventato io, comunque scemità è musica, hai capito? E che Cristo, e che vuoi far sempre intelligente, che si addolora per tutto, che si fa le domande, ma smettila. Scema è musicale, scemità musicale. Ok, Viviana? Ok? Non ti sei offesa? Fatto. Ok? Bacino, bacino, bacetto da Ricky, bacino, bacetto. Bacino, bacetto. Ciao, Viviano, ciao. Ciao, ciao. Ciao da Ricky. Ma chissà. Boh. Ma. Ha mal di schiena.